Mi è dispiaciuto perché, vabbè, poi alla fine a destra l'ho persa io, però lui mi ha visto arrivare, perché l'arbitro aveva fischiato fuori gioco, mi ha visto arrivare, ha cercato di colpirmi col ginocchio, mi ha anche colpito sulla gamba. Da lì c'è stata una reazione che purtroppo da parte mia scomposta, che non deve succedere. Chiedo scusa a tutti, però... Questa era una partita che penso che si poteva risolvere soltanto su una sfortuna o su qualcosa, sempre la voce, ma sì, comunque va bene, la partita diciamo che l'abbiamo e l'hanno giocata, l'abbiamo giocata agli stessi livelli, eravamo rimaneggiati noi, era rimaneggiata la Maceratese. Devo fare i complimenti evidentemente alla mia squadra perché hanno giocato tutti i ragazzi, tutti in difesa avevamo tre under in difesa e comunque va bene, do meriti al Tolentino, anche la Maceratese ha effettuato una bella partita, diciamo che è stata soprattutto agonistica più che spettacolare, però il calcio è bello anche per questo, è bello. Faccio qualche nota polemica invece. Io ringrazio la squadra per come ha giocato, per i ragazzi che hanno dato veramente tutto. Ringrazio l'allenatore, ringrazio i tecnici, perché veramente oggi non è stata neanche sfortuna. Io penso che dovremo intervenire, perché arbitraggi di questo genere in casa così non sono accettabili. Due rigori nettissimi non ci sono stati dati e questo ha fortissimamente condizionato tutta la partita. Un'espulsione che non è stata fatta su Cacciatori e quindi oggi siamo tutti molto arrabbiati. Siamo grati alla squadra per quello che hanno fatto, perché veramente hanno dato tutto e io ringrazio davvero tutti, dal direttore sportivo al presidente che ha il coraggio veramente di andare avanti anche in queste condizioni. E io ringrazio ancora i ragazzi perché oggi veramente hanno avuto anche il coraggio di venire dai tifosi, ringraziarli e hanno dato tutto. Mi dispiace per Belkaid perché aveva fatto un'ottima partita e purtroppo c'è stato un episodio sfortunato.